Una figura di rilievo della stagione romantica della produzione artistica napoletana è sicuramente Tommaso Solari, presente in mostra con il gruppo scultoreo Fausto e Margherita. L'opera nasce su commissione del principe Eugenio di Savoia Carignano e rientra tra le opere di ispirazione letteraria. Infatti il soggetto si rifà al Faust, un dramma in versi pubblicato da Goethe nel 1808 che troverà grande fortuna tra pittori e scultori. In realtà Tommaso Solari traduce qui in scultura i personaggi principali di una tela presentata al Salon parigino dal pittore Ary Scheffer, che sceglie di rappresentare una scena dalla parte prima del dramma che coglie i due amanti intenti a passeggiare in un giardino. Qui Faust, che è stato trasformato dalla magia di Mefistofele in un avvenente giovane uomo, stringe le mani della giovane Margherita al petto, si avvicina a lei per sussurrarle delle parole di seduzione. La donna in realtà resta piuttosto passiva alla stretta dell'uomo e si ritrae con innocenza. Solari riprende le complesse linee direzionali del dipinto, ma dedica maggiore cura ai dettagli, all'acconciatura della donna, agli abiti che indossano i due personaggi, persino ai dettagli dei bottoncini che chiudono il corsetto di Margherita. Tommaso Solari ha una maggiore attenzione per la sfera sentimentale rispetto ad Ary Scheffer e riesce a descrivere sul volto di Margherita un'espressione che fa presagire già il nefasto destino che la attende. L'opera arriva al Museo Civico nel 1877, viene consegnata dallo stesso principe Eugenio Savoia Carignano con l'intento di accrescere il lustro e il decoro del Museo Civico. L'opera arriva insieme a un nucleo che comprendeva 105 dipinti e altre 10 sculture, che verranno poi lasciate definitivamente come legato dal principe alla sua morte nel 1888. Durante il Novecento il calo di interesse per la scultura di gusto romantico fa ritirare la scultura nei depositi e farà ritorno nelle sale solo nel 1993 con l'allestimento di Rosanna Maggioserra.